Benvenute, questo è un corso sulla celiachia. Siamo qui stamattina per approfondire quello che può fare di per quanto riguarda l'aiutarci nel momento in cui abbiamo particolari esigenze, come può essere appunto quella della celiachia, che è uno stato diciamo che ci può creare dei problemi nell'alimentazione. La celiachia è un'intolleranza permanente al glutine. Che si manifesta proprio nel momento in cui introduciamo nella dieta questa proteina, che appunto si chiama glutine, che è una proteina molto molto grande che si trova in determinati cereali. Quindi lo troviamo nel frumento, nell'orzo, nella segale, nel farro, nel triticale, lo troviamo un po' dappertutto. Quindi dobbiamo stare attenti ad introdurla perché è appunto una malattia autoimmune, ciao Katia, che ci dà dei danni a livello dei bili intestinali. Ciao ciao. Per cui l'unica cura è proprio quella di non introdurla nell'alimentazione. Il glutine però è molto importante per quanto riguarda la riuscita di particolari preparazioni, tra cui i lievitati, perché è quella che crea la rete glutinica che ci permette appunto di far lievitare per esempio il pane piuttosto che le torte in modo corretto. Infatti oggi parleremo proprio degli impasti senza glutine e delle farine senza glutine. Allora ci sono due, io saluto Maria Luisa che è, ciao, che è qui, ok, che si è appena collegata. Ci sono due tipi, diciamo, di celiachia, diciamo così, quindi la celiachia, quella genetica, quella effettivamente che è una malattia, ma ci sono anche delle intolleranze al glutine che sono un po' controverse, ma stanno arrivando, diciamo, il numero di persone intolleranti al glutine sta aumentando. Poi magari facciamo qualche parola, facciamo parlare anche Maria Luisa che si è collegata, che lei è appunto una nostra amica ex incaricata, che è molto brava negli impasti col glutine, nel trattare il glutine perché appunto Come è no, celiaca. mai. Allora, vediamo cosa può però Bimby fare per noi. Cosa possiamo chiedere a Bimby per aiutarci in questo caso? Allora, andiamo in Cookidoo. Quindi vi farò vedere la Cookidoo. Ok. L'avevo già aperta. Ok, allora questa è la nostra Cookidoo che tutti conoscete. Cosa possiamo chiedere a lei? Possiamo andare su le mie ricette e andare su le collection. Ah no, quindi sono su, scusatemi, sono su Esplora. Allora andiamo su Cerca. E possiamo andare a vedere chiaramente tutte le ricette, ma se andiamo qui, andiamo su Collection, possiamo scrivere senza glutine e abbiamo ben 16 risultati. Quindi abbiamo tante idee per quanto riguarda tanti preparati, quindi iniziando dai dolci, dai menu completi piuttosto che i primi piatti, piuttosto che altre idee anche per le feste, per la Pasqua. Oggi andremo a vedere gli impasti, ah no, scusatemi, gli impasti, ma in particolare questa collection che si chiama Celiachia, quindi senza glutine con gusto. Allora, questa è la prima collection che è uscita perché? Perché ci permette appunto di fare le basi con Bimby che poi ci permetteranno di andare a fare altri preparati, quindi sono proprio le basi. Possiamo fare appunto la farina di riso, la farina di grano saraceno, la mix di farine per dolci e tanto altro. Quello che faremo oggi è il mix di farine per dolci. Eccolo qua. Abbiamo qui appunto la spiegazione di come si fa e a questo punto però darei la parola a Francesca, che aspetta che ti do lo spotlight. Ciao a Ok. tutti. Aspetta che c'è Carmen, aspetta, mettiti tu. Ok, ce la facciamo, Ma Franci. io mi vedo io Ah, tu ti vedi tu? come Va spotlight? bene, ok, se ti vedi No, tu non va so, bene. magari ho sbagliato, però non so, va bene.
Niente, buongiorno a tutti. Allora, noi abbiamo deciso, sì, di provare a fare queste farine che poi ci serviranno per un impasto dolce, perché poi abbiamo deciso di provare questo io personalmente a casa, siccome Silvia continua a dire che questa torta di carote e mandorle è strepitosa, io proverei a fare quella torta oggi pomeriggio, ok? Quindi adesso vi faccio vedere i passaggi per l'impasto. Così dovrebbe vedersi il mio bimbi, giusto? Allora, io ho salvato la ricetta nella mia settimana, giusto per comodità. Come ha fatto vedere prima Enrica, sono andata sulla Cookidoo e ho salvato le farine per gli impasti, ok? Ed è questa qui. Un attimo solo perché mi sa che non sta andando internet, scusa, potete fare. Un secondo solo, scusate. Franci, comunque la farina che facciamo vedere adesso in diretta è veramente fantastica. Esce una torta di carote che è uno spettacolo e soprattutto resta morbida perché chi appunto come me è intollerante, cioè vabbè, io sono celiaca, io sono la parte peggiore, mettiamola così. E chi sa cosa vuol dire mangiare prodotti senza glutine, sa anche che spesso le torte non sono soffici, anzi restano molto asciutte, restano abbastanza dure, quindi è bello anche accompagnarle con delle creme piuttosto che con dei mix di farina che magari contengono anche dentro piuttosto che frutta secca, piuttosto che dello yogurt, che restano appunto più morbide. Ecco, appunto, quello che volevo dire è questo. Noi abbiamo Silvia, infatti ho detto a Maria Luisa che è un'ex incaricata, nonché nostra grande amica. Era lei prima a parlarci di celiachia e adesso abbiamo invece la new entry Silvia, che è una nostra incaricata da pochissimo perché è nata come padrona di casa. Si è appassionata al bimbi anche perché l'ha fatto risparmiare molto il nostro bimbi, vero Silvia? Decisamente, Ok. decisamente. È stata la mia salvezza. Ecco, abbiamo pensato a questo corso proprio per farvi riportare l'esperienza di una cliente che usa bimbi tutti i giorni per la propria famiglia in questo modo. Ok. Franci, sei Sono. pronta? Sì. Ok. Ok. Allora, questo è il mix di farine che abbiamo deciso di proporvi. Per i dolci, allora inizia a cucinare, ci chiede di mettere 100 g di mandorle pelate. Introduco. Di posizionare il misurino. Ok. Vi muto solo un secondo, perché sennò fa eco. Ok, eravamo pronte a questo, quindi Silvia, se vuoi dire qualcosa. Diciamo che appunto io sono nata come cliente. Ho acquistato Bimby, vabbè, un po' perché c'era mia zia che mi faceva una testa tanta dicendo che era fantastico, però appunto in dimostrazione, quando l'ho visto in atto, ho veramente constatato che per me poteva essere un risparmio non indifferente nel preparare i miei prodotti, perché i prodotti senza glutine sono veramente costosi. Volendo vedere, non sono neanche dei più sani e genuini, nel senso che comunque sono pieni di conservanti, grassi, olio di cocco, olio di palma, che comunque non fanno bene. E, preparandomi io le cose, innanzitutto so quello che mangio, ma vado anche a risparmiare. Ecco qua, Poi devo Silvia, farti vedere assolutamente. la farina di mandorle, ok, che ci ha preparato. Ora il Bim dice di introdurre nel boccale 300 grammi di riso. Avanti, posizionare il misurino e per 1 minuto e 30 lui adesso ci farà dal riso la farina.
Vi faccio vedere solo il passaggio dopo, così intanto procediamo. Mi dice dopo di aggiungere 200 grammi di amido di mandorle sul sentito da prontuario, di aggiungere le mandorle tritate, posizionando il misurino per 20 secondi, lui praticamente mi farà questa farina No, che è ma poi guarda, no. Comunque dai, composto, adesso ci serve siamo grazie e poi comunque vi chiedo un attimo di chiudere il microfono per chi l'ha aperto. Tranquilla. Ok, ciao. È la Maria. Non Ah, è la riesco. Maria? Eccola qua. Vai, vai. Ok, La perfetto. sgridiamo. Ok. Niente, quindi ho introdotto il riso per 1 minuto e mezzo, come dicevo, mi farà la farina di riso, dopodiché mi dice di aggiungere l'amido di mais consentito da prontuario e le mandorle tritate che abbiamo fatto prima. Per 20 secondi lui ci amalgamerà praticamente il nostro composto di farine senza glutine. Quindi io vado e mi silenzio perché sennò fa troppo eco. Perfetto. Ok, allora Silvia, volevo che parlassi tu per quanto riguarda le farine, quindi in questo caso che cosa prima compravi e che cosa ti fai con Bimby e fai un, diciamo un confronto prezzi, quindi quanto stai risparmiando adesso utilizzando Bimby? Allora, noi vabbè, abbiamo preso in considerazione di fare questo mix per dolci perché io adesso vi ho preparato un vassoietto con dei possibili prodotti che si possono trovare tranquillamente in commercio. Adesso io ve lo giro. Allora, abbiamo dai mix per pasta fresca, ai mix preparati per il pane, la fecola, l'amido, semplicemente i semi di partenza, piuttosto che i nostri lieviti che si utilizzano appunto per i dolci o per i salati. Allora, in commercio noi, grazie al cielo, negli ultimi anni troviamo bene o male quasi tutto. Il problema sono i costi. Io adesso ho preso come punto di riferimento Lasciare e la Nutrifree, che sono comunque due marchi, innanzitutto mondiali, ma che si trovano comunque facilmente dal supermercato al piccolo negozio, addirittura in farmacia. Partiamo da una Lasciare che è un mix universale, va dai 3,99 euro a salire, per un mix invece della Nutri-Free, sempre un mix universale che è proprio il base, quello che diciamo potrebbe andare bene per qualsiasi preparazione, che poi in realtà non sempre è così, addirittura dai 4,99 euro. Quindi c'è già 1 euro di partenza così di differenza. Se poi noi andiamo ad acquistare i prodotti nel negozio bio piuttosto che all'interno di una farmacia, addirittura possiamo trovare 1 euro, 1,20 euro di differenza, soprattutto perché al supermercato i prodotti sono più soggetti a promozione, cosa che all'interno delle farmacie non troviamo. Vero anche che chi è celiaco ha la possibilità di avere una sovvenzione. Io, ad esempio, non ce l'ho. Siamo in tre in casa che mangiamo senza glutine. Il quarto l'abbiamo aggiunto per comodità, perché sennò erano più le volte che passavo le giornate in bagno che tutto il resto. E insomma, a fine mese non sembra, ma il budget spesa ne risente parecchio. Io, utilizzando, quando ho comprato Bimby, ho constatato che facendomi io delle farine andavo a risparmiare parecchio. Prendendo 1 chilo di riso al supermercato, addirittura lo troviamo dall'euro all'euro 19, vogliamo prenderlo anche magari un po' più costoso, siamo sui 2 euro, 2 euro e 20, 2 euro e 50, basta semplicemente, come ha fatto Francesca, prendere il riso, metterlo all'interno di Bimby, frullarlo per 1 minuto, ti esce una farina perfetta, ma se tu devi andare a comprare la farina di riso, addirittura ti costa dai 3-4 euro il mezzo chilo. Quindi c'è una Ciao. bella differenza. Oh mamma, c'è qualcuno che ha aperto. Ok, i miei co-host mi aiutino. Ok, Dovremmo esserci. bravissima, bravissima. Ecco, scusa, io Silvia ti interrompo solo un istante, faccio vedere la farina che è venuta. Ok.
È proprio, allora, cioè, okay. È proprio perfetta, nel senso che è proprio vediamola, vediamola. Bella liscia, ok. Aspetta. Vedete, qua? Sì? Sì, okay. Sì, vedete tutti? Opla, scusa. Fantastica, no, no, è perfetta. Ecco, un vantaggio, ecco, questo ve lo dico io, un vantaggio è proprio il fatto anche di farli al momento. Quindi farli al momento, fare le farine al momento ha assolutamente un vantaggio per la conservazione. Chiaramente il riso o il grano saraceno, piuttosto che il mais a casa, dura molto di più che la farina fatta. Quindi l'ideale sarebbe, per mantenere inalterate proprio le proprietà e per la conservazione migliore, la performance migliore di quello che voi potete avere come risultato finale, è farsela al momento. Quanto ci hai messo, Franci? Un minuto? Minuto e mezzo a far tutto. Okay. Perché ho fatto dei mix, perché se dobbiamo fare solo la farina di riso, in un minuto era pronta. Comunque voglio dire, fatta in veramente pochissimo tempo. Ok, ma cosa ci facciamo poi con le farine? Silvia, cosa facciamo poi con le farine? Una volta che abbiamo fatto le farine? Con le farine possiamo farci di tutto. Io addirittura la farina di riso è un trucchetto che mi è stato insegnato quando ho iniziato a sperimentare gli impasti salati. È molto comoda anche per far sì che non ti si appiccichi l'impasto alle mani, perché sfortunatamente i nostri impasti sembrano veramente colla, si appiccicano, non riesci a stenderli, quindi non sono elastici. Quindi la farina di riso, è per quello che io vi dico me la faccio, perché mi conviene, la utilizzo anche da mettere come base sulla carta da forno quando devo stendere anche la semplice pasta frolla, Quindi passiamo da un dolce a salato senza problemi, e poi in base a quello che devo fare decido se ungermi le mani con l'olio, in questo caso di solito lo faccio quando faccio una focaccia, se bagnarmi le mani con acqua quando ad esempio devo stendere l'impasto della pizza, piuttosto che magari voglio dare una forma a del pane, quindi voglio fare magari la baguette piuttosto che voglio fare dei panini rotondi, bagnandomi le mani aiuto appunto a non mi aiuto a non incollarmi con l'impasto e a dare una forma a quello che sto facendo. In aggiunta abbiamo anche la possibilità, dato che comunque ci sono la maizena, quindi l'amido di mais, piuttosto che la fecola, di utilizzarli in percentuale all'interno dei nostri impasti, in base a quello che sto facendo. Quindi in questo caso voglio fare una torta bella soffice, io in percentuale metto all'interno del nostro composto della fecola, piuttosto che dell'amido. Ecco, Silvia, ci sai dare un'indicazione proprio in percentuale? Allora, di solito io utilizzo un 20-30%, quindi non tantissimo. Perché? Perché addirittura potresti ottenere l'effetto contrario, certo. Quindi far venire una torta che è un sasso, in poche parole. Però, ad esempio, il giovedì ho sperimentato dei tortini di farina di riso, che tra parentesi troviamo nella nostra Cookie Dough, quindi è diciamo una ricetta del reparto senza glutine della nostra Cookie Dough, e mi fa fare la farina di riso e poi mi fa aggiungere della fecola di patate. Questo cosa fa? Fa sì che alla fine poi all'interno dei tortini ad esempio c'era da mettere la marmellata, io ci ho messo anche il cioccolato, perché a noi ci piace, restano comunque molto più soffici, più morbidi, e il giorno dopo non sono dei sassi, in poche parole. Okay. Ecco, per noi cosa hai fatto invece ieri? Allora, io ieri ho appunto fatto un mini video di una bellissima focaccia senza glutine al rosmarino. Ok, quindi adesso la vediamo insieme. Sì, sì, fai vedere poi il video, racconti che qualcosa. Poi vi racconto. Ok. Allora, vediamo, andiamo qui, celiachia, eccolo qui. Quindi Silvia ha anche imparato adesso a montare i video per noi, eh?
Ok, quindi abbiamo visto il nostro video con la focaccia di Silvia, la focaccia al rosmarino, ma chi l'ha fatta la focaccia al rosmarino da farci vedere oggi? Io! Cioè, vai Franci! Perché noi in realtà non abbiamo intolleranza al glutine, però avendolo provata un paio di volte per qualche cliente, qualche dimostrazione, effettivamente è molto buona. E quindi ogni tanto noi comunque la prepariamo, pur non essendo celiaci in realtà. E quindi questo è il risultato. Oggi i miei bambini l'hanno portata farcita per merenda a scuola. A scuola, molto bene. Quindi Silvia o Franci, chi, vabbè, l'avete fatta entrambe. Quello che risulta negli impasti, appunto come avevamo accennato prima, senza glutine, è il fatto che l'impasto risulti proprio una crema, che sia assolutamente colloso, quindi la lavorazione sia molto molto difficile. Cosa dobbiamo fare per gestire questo impasto fatto in questo modo e come Bimbi ci viene in aiuto? Quindi avete dei trucchi da raccontarci? Sicuramente sì, ne abbiamo, almeno io purtroppo ormai ho dovuto sperimentare vari metodi. Allora, io vi dico quello che ho fatto io, però dopo voglio sentire anche come ha fatto Francesca. Okay. Facciamo appunto un po' un paragone. Allora, io ad esempio, partendo dal presupposto che comunque Bimbi a un certo punto, io vi ho proprio fatto vedere all'interno del video che proprio prevede un impasto cremoso e colloso, cioè lo dice, io l'ho detto a mie parole, Bimbi comunque vi rassicura, vi tranquillizza, vi dice è normale, tutto a posto. Allora io non ho fatto altro che, dato che ho visto che funziona veramente bene, ho lasciato l'impasto all'interno del boccale, ho chiuso il boccale, dopo un'ora ho rovesciato l'impasto su una teglia con la carta forno e ho unto leggermente la carta forno. Con le mani bagnate, quindi mi sono bagnata le mani con l'acqua in questo caso, sono andata a stendere l'impasto con le mani e l'ho lasciato riposare per un'altra ora, un'oretta e un quarto, avvolgendolo nella pellicola. Così, allora, dipende anche uno da quello cosa vuole. A me piace la focaccia più soffice e in questo caso appunto un po' meno unta, quindi è per quello che io ho usato l'acqua in questo caso. Volendo potevo usare benissimo anche l'olio per stenderla, però a me piace meno unta. Se invece si vuole una focaccia, diciamo, più biscottata, più croccante, si può far lievitare l'impasto anche all'interno di una ciotola, se non si vuole farla lievitare all'interno del boccale del Bimbi, perché magari uno deve fare già qualcos'altro. Basta semplicemente spennellare una ciotola con dell'olio per non far attaccare l'impasto, mettere all'interno della ciotola l'impasto appena fatto e fargli su un giro di pellicola. Farlo lievitare fin quando non raggiunge il doppio del volume, in questo caso di solito nel giro di 2 ore, perché va anche in base al quantitativo di lievito che mettiamo. Io di Aspetta, solito... ti fermo un secondo, Silvia. Abbiamo proprio una domanda dalla regia, quindi da Lorena, che ci dice proprio per cosa usi il lievito disidratato. Quindi abbiamo visto che tu nell'impasto della focaccia hai proprio usato il lievito disidratato, però Lorena diceva che a lei non è lievitata. Allora... In realtà, allora, io utilizzo sia il lievito disidratato che quello fresco, lo utilizzo sempre per, in base a quello che ho in casa, per il pane o comunque per gli impasti salati. C'è da dire che io veramente ne ho provati tanti, io mi trovo molto bene con quello della Pane degli Angeli, adesso ve lo faccio anche vedere, che ce l'ho qua, con questo... perché vedo che bene o male mi lievita sempre. Quello che fa veramente la differenza è anche il fatto proprio della temperatura, quindi ecco, esatto, di mantenere l'ambiente costante. Questo ad esempio è un altro lievito che si trova, che è della Shar, all'interno già della confezione dei mix per pane. Questo ad esempio, io non so perché, sarà una mia idea, innanzitutto lo trovo veramente pesante, quindi faccio fatica a digerirlo e poi non mi lievita bene.
Lorena proprio ci scrive in chat che anche lei non si è trovata bene con il lievito della char, quello già dentro nel mix di farine, quindi me lo confermi anche tu. Sì, 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 guarda, ripeto, oltre ad averlo trovato veramente indigesto, non mi lievitano le cose bene, come invece mi lievitano molto meglio con quello della Palla degli Angeli. Io ho provato anche il lievito fresco, quello che trovi al Carrefour all'interno, se no, dell'Unes, quindi diciamo senza un marchio in particolare, ecco. Ma lievito di birra a cubetti, lievito intendi? Di birra a cubetti, okay. Ve lo dico, si può utilizzare, non fatevi, diciamo, suggestionare dal nome, perché in realtà il nome lievito di birra non c'entra niente con la birra, quindi non contiene glutine, potete utilizzarlo tranquillamente. Quello fresco, vabbè, innanzitutto ha meno durata, però per assurdo quando si fanno appunto ad esempio il pane piuttosto che la pizza, si può utilizzare meno prodotto e farlo lievitare per molto più tempo, quindi il prodotto finale resta molto più leggero, molto più digeribile, e non ha una lievitazione così, diciamo, immediata come può succedere con quello appunto granulare, quello secco, mettiamolo così. Okay. Grazie, grazie Silvia. Allora, una funzione di Bimby nuova che ci può venire in aiuto è proprio quella della fermentazione. Quindi dicevamo che gli impasti di per sé, normalmente per farli lievitare al meglio non devono prendere sbalzi di temperatura, quindi devono stare al riparo di sbalzi di temperatura. A maggior ragione gli impasti senza glutine, dove non c'è la maglia glutenica, dove non c'è questa... diciamo rete che intrappola l'anidride carbonica che si forma durante la fermentazione, sono molto più delicati rispetto a quelli appunto con le farine normali, e qui possiamo anche sfruttare la funzione nuova che è quella della fermentazione, quella che ci permette di mantenere una temperatura, un'umidità costante e far, diciamo, riposare l'impasto ad una temperatura ottimale per la lievitazione. Ok? Allora, vediamo che cos'altro abbiamo preparato per oggi. Quindi, oggi abbiamo anche altre preparazioni. Carmen. Eccomi, buongiorno a tutte e a tutti. Io ho preparato una torta, anzi sto per preparare insieme a voi una torta glassata al vapore, al cioccolato al vapore, perché comunque sono ottimi questi dolci fatti al vapore, da che se ne possa pensare. Sono gustosissimi e soffici, morbidissimi. Ora cominciamo la preparazione. Anche io avevo impostato sulla mia settimana, ovviamente, la ricetta che avrei preparato con voi oggi. Eccola qui, torta glassata a cioccolato e vapore, al vapore. Ok, il mio Ovviamente bimby. senza glutine, vero, Carmen? Senza glutine, assolutamente, proprio senza farina, Senza direttamente. farina, ecco, Sì, vedi, e infatti, fantastico. appunto, gustosissima nonostante tutto, ritorniamo ad avere il nostro gusto sempre. E infatti ci dice imburrare e infarinare uno stampo rettangolare e tenere da parte. Io non faccio nemmeno quello perché ho uno stampo in silicone che Adoro, va. adoro anch'io gli stampi in Sì, silicone. esatto, che è comodissimo, entra perfettamente nel varoma perché è lì che andrò a posizionarlo per la cottura e quindi non va neanche imburrato né infarinato. Separare i tuorli dagli albumi. Ora posizioniamo la farfalla. La farfalla è un accessorio del nostro bimby che permette di conglobare aria all'interno di sé perché, come sappiamo, al contrario, grazie a proprio a questa bellissima funzione di non introdurre l'aria all'interno di sé, per tantissime altre cose, in questo momento invece abbiamo bisogno di questa cosa. Quindi posizioniamo la farfalla perché? Perché dobbiamo mettere gli albumi e quindi montarli a neve. Ecco i nostri albumi. Ecco, questa è una cosa che mi fa molto piacere che fai vedere, perché alcune signore hanno dei dubbi. Adesso vediamo invece come. Ecco, Ecco, Carmen, posso dirti una cosa io? sì. Che non c'entra niente, non mettere il sale.
Ok. Perché in realtà, dopo vi racconto il perché. Ok, non mettere il sale, perché montano meglio, diciamo che il sale è nelle ricette tradizionali, ma senza sale gli albumi montano meglio, è proprio una questione chimica. Quindi in questo caso ricordatevi. Va bene, grazie, grazie del consiglio. Se posso dire una cosa, il boccale ovviamente è perfettamente asciutto, perché anche questo aiuta. Certo. Ok, perché tante volte capita questa cosa, si è appena finito di lavare, si è asciugato, ma rimane ancora umido, l'umidità ovviamente non permette la montatura perfetta. Quindi posizioniamo il misurino, ecco che ci dà 4 minuti e ci dice di ruotare la manopola fino alla velocità 4. Ok. Sto montando. Ok. Quindi in questi 4 minuti di che cosa avete domande da fare? No. Va bene, allora vi racconto questa cosa degli albumi, perché io non so se seguite, io ho un guru che si chiama Dario Bressanini, che è un chimico e lo amo tantissimo, ed è un chimico che parla di cibo, quindi chiaramente di temperature, di ricette, di pasticceria, di glutine, di che cos'è il glutine, di dove lo troviamo, dei miti, dei falsi miti su quello che può essere la celiachia o l'intolleranza al glutine, che appunto, come vi avevo detto prima molto velocemente, è una pseudopatologia, perché non è, diciamo così, ancora riconosciuta dalla medicina ufficiale. Infatti ci sono studi contrastanti che pensano che non sia il glutine di per sé a dare problemi, ma siano anche altri carboidrati o proteine presenti nelle farine, per cui non si capisce bene. A volte si demonizza in assoluto il glutine quando non c'è bisogno. La celiachia invece è proprio una malattia autoimmune derivata da una parte di questa grande molecola che si chiama gliadina, che dà dei problemi. Una cosa interessante che diceva Bressanini, quindi gli ultimi studi che sono stati fatti, sembra che l'intolleranza al glutine sia di base genetica, quindi ci siano dei fattori che predispongano questa intolleranza, ma sia dovuta anche a un'infezione da virus che viene presa in particolari momenti della vita e che in qualche modo incasini, diciamo, il sistema immunitario, e quando introduciamo il glutine il nostro sistema immunitario lo riconosce come se fosse una parte di una particella virale e fa questa cosa, quindi questa reazione autoimmune. Secondo me è una cosa molto interessante questa, anche perché in un futuro, visto che adesso parliamo di virus anche tutti i giorni, è un po' entrata nel nostro nella nostra quotidianità, potrebbe anche essere che si sviluppi un vaccino contro questo virus che predispone, oltre agli altri fattori, alla celiachia. Quindi è possibile che in un futuro possa succedere. E anche il fatto di, adesso c'ho ancora un minuto, magari dico ancora due cose perché è un argomento che mi interessa particolarmente, e anche il fatto che non è l'esposizione al glutine che provoca la celiachia. Quindi molto spesso si dice, ok, sono diventato celiaco perché diciamo i grani sono cambiati, l'alimentazione è cambiata. No, il glutine c'è sempre stato, semplicemente ci accorgiamo, siamo molto più attenti alla nostra salute e sappiamo che c'è questa patologia. Una volta non si conosceva e molto spesso i bambini magari crescevano male piuttosto che avevano dei grossi problemi appunto nella crescita, ma semplicemente non era definita e non c'erano gli strumenti per capire che era questo il problema. Adesso che lo sappiamo, possiamo fare, diciamo, tutto quello che è il nostro potere per, diciamo, vivere al meglio anche con questo tipo di patologia. Tipo farci anche i dolci, i dolci al vapore, come sta facendo Carmen. Quindi 33 secondi, Carmen. Sì, esatto. Vediamo se... Ecco, vediamo se sono montati. Quindi il sale dice questo... chimico che è sempre stato messo all'interno del, diciamo, per montare gli albumi, ma in realtà non facilita, anzi rende più difficoltosa appunto la rete anche qui che si crea con le proteine dell'albume. Se volete utilizzare qualcosa che faciliti, usate il cremor tartaro, quello invece facilita la montatura, così una pillola di
Scusate. Hai il telefono di Carmen, quindi ok. Scusate. Allora, ecco qua. Ha montato, ma... Perfetto. Lo vado... Vado a tagliare la farfalla. Rispondete perché magari è importante chi è questo telefono. Sì, scusate. Ma sei proprio tu. Il bello della diretta. Enrica, io stavolta mi sono ricordata di staccarlo il telefono. Brava, brava. Vabbè. È staccato adesso, infatti. Non pensavo che proprio in questo momento mi avrebbero chiamato. Che poi magari sono i call center, quindi... Ok, trasferire in una ciotola e tenere da parte, quindi... O magari era una cliente che voleva il bimbi, Carmen, dopo la richiami, Allora mi sa di sì, sicuramente. Sì, mi stava chiedendo, infatti. Ecco qua, mettere da parte. Mettere nel boccale 250 grammi di cioccolato fondente a pezzi. Quindi per quanto riguarda il cioccolato, non abbiamo paura perché non contiene glutine. Il cioccolato fondente. Esatto, il cioccolato fondente non contiene glutine. Ok. Leggete sempre però le etichette. Allora, ci deve essere ovviamente la spiga barrata, però ci sono degli alimenti che di base non contengono glutine. Se, che ne so, comprate lo zucchero e poi c'è scritto senza glutine, ma d'accordo, per forza, non ci deve essere il glutine e lo zucchero. Quindi attenzione che a volte il marketing fa di tutto per cercare di spillarvi soldi. Ecco. Quindi andiamo a mettere il cioccolato fondente, senza paura, io ho i pezzettoni grossi perché ho proprio il ciocco blocco, quello gigante, che utilizzo sempre per fare le torte, e ovviamente il nostro bimbi trita il ghiaccio, quindi come dicevo senza paura andiamo ad introdurre i pezzettoni. Posizioniamo il misurino, che sciacquiamo un attimo. Ecco, adesso faremo sentire il rumore di bimbi che tritta il cioccolato, esatto. Così se non siete abituati almeno vi... Ecco, vai Carmen. Ha una velocità abbastanza alta che è la 7, noi abbiamo fino al 10 velocità. Andiamo. Ok. I braccetti si aprono contemporaneamente, abbiamo la nostra polvere magica cioccolatosa. Bellissima. Riunire sul fondo con la spatola, ovviamente andiamo quello che per effetto della forza centrifuga si è sparso all'interno del boccale e introduciamo 100 grammi di burro. Io ho già pesato prima, però comunque abbiamo la nostra, ovviamente, bilancia incorporata. 30 grammi di olio di oliva. È abbastanza ricca, questa torta, però un po' di burro, un po' di olio, male non fanno. Però è al vapore, Ok, adesso abbiamo 4 minuti a 50 gradi, deve arrivare a 50 gradi, ecco che lui già imposta il tutto, dice di ruotare la manopola fino alla velocità 2. Quindi abbiamo 4 minuti. E Carmen, chiudi pure il microfono così almeno, se vuoi dirci qualcosa per quanto riguarda poi la continuazione della ricetta, se no poi la facciamo vedere anche finita, perché noi abbiamo anche la ricetta finita. Esatto, sì. Mancano ancora dei passaggi. Quindi diamo... ecco, facciamo vedere come si... il risultato, certo, sì. Facciamo vedere il risultato? Sara, vuoi far vedere poi il risultato della torta? Adesso facciamo gli altri passaggi, ma intanto parliamo. Così innanzitutto ti diamo lo spotlight, quindi puoi parlare con noi. Quindi lei è Sara, presentati. Ciao, sono Sara.
Allora, io l'ho già preparata ieri, è una torta strabuona, la potete assaporare in due modalità. Ho provato io perché le Bimby suggerisce di mangiarla calda, quindi dice servire calda alla fine, perché la glassa che viene fatta sulla torta calda è qualcosa di sensazionale. Però ho fatto anche un'altra prova che può essere un suggerimento anche per la stagione estiva. Se la mettete in frigo, la glassa va ad addensarsi e sembra quasi un semifreddo, perché non avendo né farina né composti che comunque la rendono come se fosse un pan di Spagna, all'interno risulta poi, se mangiata fredda, come una mousse. Ed è veramente, veramente buona. Non pensavo, cioè pensavo che il suo utilizzo fosse solo di servirla calda. Invece abbiamo provato anche fredda di frigo ed è buonissima. E vengono un sacco di fette, anche perché è veramente un impasto, non so se lo vedete bene, già con tre fette sono enormi e quindi secondo me in 12 persone ci mangiamo tranquillamente. Ah, però, bene, bene. Quindi tu che stampo hai usato Allora, invece, Sara? Proprio quello del... lo stampo che vi faccio vedere è in silicone. Guardate che ce l'ho qui, uno stampo malissimo in silicone. E si stacca benissimo senza nessun problema. Anche L'ho tu allora ti addirittura sei data al l'ho silicone. sì, Ok. l'ho unto addirittura con quello spray staccante che si compra al supermercato senza usare né burro né olio né niente. Quindi è venuta fuori benissimo. Hai parlato di spray staccante, Sara. Sapete che abbiamo anche la ricetta del Bimby dello staccante per teglie. Ecco, questo mettiamocelo come diciamo appunto, che magari lo prepariamo insieme nel prossimo corso, se vi può interessare. Quindi Sara ci dice che quella torta è buona, magari vengo a assaggiarla stamattina, che ti devo portare Senza delle problema, anche cose. perché se vieni per tante persone ho un sacco di voglia di vederne di persone io ultimamente. Credo, ci credo. Ma di fianco a Bimby che cos'hai lì? Invece raccontaci, abbiamo qualche secondo Quello che ancora. volevo dire è che una volta finito l'impasto della torta, io ho utilizzato Bimby Friend per continuare la cottura. Perché? Perché questa torta richiede 60 minuti di cottura al vapore. E con il nostro Bimby Friend, che è l'ultimo arrivato in famiglia Forbach, è venuta perfettamente e io ho potuto utilizzare il Bimby TM6 per fare la glassa e quindi guadagnare tempo per finire il dolce. E poi nel frattempo l'avevo già lavato, sistemato e pronto per preparare il pranzo o la cena, a seconda dell'orario. Quindi mi è venuto proprio in aiuto Bimby Friend perché mettendo nel boccale semplicemente 1 litro d'acqua e facendo la cottura al baroma, io mi sono completamente dimenticata di lui e ho potuto continuare a lavorare sul mio TM6. Ecco, brava, questo è un modo appunto per usare Bimby Friend. Bimby Friend è, come dici tu, l'ultimo uscito, finalmente si può acquistare e lavora in parallelo col Bimby, quindi abbiamo le ricette per fare i menu completi, ma anche per, diciamo, in qualche modo liberare il nostro TM6 per farci fare altre cose, cosa che farà poi Carmen, quindi cuocerà la torta da quella parte in modo da poter fare la glassa, giusto Carmen? Esatto, Ok. Adesso vi avrei presentato anche io il nostro amico Fred. ce lo racconti, no? Tu ci fai vedere proprio come si imposta, perché per esempio una domanda che mi fanno le clienti è: Enrica, ma è possibile impostare le cose sul Bimby Friend? Assolutamente sì, Certo, giusto? perché certo, ha le funzioni di scaldare e cuocere al vapore, quindi anche quella modalità con una temperatura molto alta, che è quella del baroma. A due velocità, perché questo ci serve più che altro come supporto, perché tutto il resto lo possiamo fare nel nostro Bimby. Infatti adesso continuiamo la nostra torta, ci fa riposizionare la farfalla, fa aggiungere lo zucchero grezzo, lo zucchero di canna, quindi ci fa aggiungere i tuorli. E io questo lo continuo a fare nel Bimby, cioè nel boccale del Bimby TM6, ma dopo porterò il tutto per la cottura al vapore nel Bimby Friend, perché lui cuocerà in parallelo. Io intanto potrò fare altro, potrò continuare con un'altra ricetta, potrò farmi la lista della spesa, programmarmi la settimana, fare tutto quello che è possibile fare con il nostro Bimby. Posizionare il mio primo. 20 secondi,
ruotare la manopola fino a 4. E adesso sta mescolando. Ok, quindi 20 secondi mescola, quindi Bimbi Friend, poi vedremo come si utilizza. Una cosa che mi piaceva dire è che questi corsi di cucina a gennaio, noi ne abbiamo fatti ben 3, nonostante diciamo gennaio sia un mese un po' scarico, perché? Perché è possibile far vedere i punti farfalla e poi Carmen adesso vi racconta cosa servono questi punti farfalla, anche avere il nostro Bimbi Friend, se lo volete. Certo, certo, perché con 1200 punti si può arrivare ad ottenere il bonus, diciamo, per addirittura ricevere gratuitamente il nostro Bimbi Friend. E il nostro Bimbi Friend è la cucina in parallelo, ma non solo, quindi possiamo utilizzarlo con le sue ricette che sono già preimpostate, quindi che vengono preparate in contemporanea, simultaneamente, lanciandosi dei messaggi tra il Bimbi e il Bimbi Friend e questo. Ma anche singolarmente per cuocere a vapore, per fare le nostre verdure, per fare tutto il resto. Quindi i Bimbi Friend si può avere con 1200 punti farfalla. I punti farfalla sono i punti che riusciamo a far ottenere alle nostre clienti super affezionate o che si affezioneranno sicuramente a noi, come guardando le nostre dimostrazioni, partecipando ai nostri corsi di cucina, e ottenere più punti possibile. Questo dà la possibilità di ottenere punti. Al raggiungimento di 1200 punti, che è il nostro top, possiamo far avere alle nostre clienti il Bimbi Friend. Ma ci sono anche tantissimi premi anche che riguardano la casa, piuttosto che accessori Bimbi, la borsa Bimbi e tutto il resto. Favolosi premi, scusate, favolosi premi per... Per tutti i gusti. Certo. Sì. Ok, dobbiamo aggiungere i nostri albumi. Mantenendo sempre la farfalla, non mi ho ancora detto di toglierla. Scusate, ero... Gli albumi montati, ok. 20 secondi e ruotare fino alla manopola 2. Adesso sta mescolando, ovviamente sta incorporando anche il bianco dell'uovo, li abbiamo montati precedentemente. Quindi rimane una torta molto soffice. Sì, esatto, quello che darà sicuramente la sofficezza. Anche perché adesso si cuoce, la cottura a vapore dei dolci è molto diffusa. In Cookidoo sono uscite diverse collection per la cottura di dolci al vapore. Bellissime collection, sì, è vero. Sì. E sono gustosi perché non è una nostra prerogativa, invece sono davvero, davvero gustosi. Ovviamente, vabbè, questo è il cioccolato, quindi meglio di così. Ora sto amalgamando, anzi sta amalgamando lui per 30 secondi. Poi anche tu userai lo stampo in silicone, quindi non hai bisogno di imburrare ulteriormente stampi. Esatto, esatto, perché tra poco mi dirà di incorporare il composto nella pirofila o comunque nello stampo, precedentemente imburrato e infarinato, e posizionarlo nella campana, quindi nel contenitore del baroma della nostra vaporiera. Dopodiché... Allora, scusami, quindi Lorena mi scrive, per cuocere al vapore si possono usare solo stampi in silicone, quindi rispondi pure tu, Carmen. Ci sono anche gli stampi della Vorwerk, ovviamente. Sì, certo. Che sono fantastici, e però anche quelli in silicone, certo. Oppure abbiamo la vetrocottura, vasocottura, quindi anche i vasetti. Sì. Ecco. Allora, Lorena, sì, nel senso che stampi in silicone sono comodi per tutta una serie di motivi, come diceva Carmen, che non vanno imburrati, come diceva Sara, non vanno imburrati, poi è facile lavarli, stanno perfettamente nel boccale. Vi faccio vedere poi quelli che di cui parla Carmen, che sono delle cocottine in ceramica che stanno perfettamente nel varoma, quelle sono marchiate Vorwerk, ma possiamo usare delle cocottine in ceramica normali quando la ricetta ci richiede di fare flan piuttosto che i muffin,
ma anche quelli in alluminio, quelli usa e getta, quando magari dobbiamo andare a casa di qualcuno con dei mini muffin dolci o salati, noi possiamo lasciarli lì, quindi fondamentalmente portarceli via e quando potremo vedere gli amici anche regalare questi mini muffin. Sì, certo. Puoi usare un po' tutto. Cosa, Enrica? Se il bambino non piange? Vai, la vasocottura è una cosa che abbiamo fatto a un corso di cucina in presenza qualche mese fa, che va bene anche perché è senza glutine, volendo. È vero, che sono le mele fatte in vasocottura con la crema pasticcera e c'è la ricetta proprio senza glutine. Vero, vero. Sono piccola e si può pensare anche. Allora, sono andata via. Quindi proprio ieri la mia cliente mi chiedeva info sulla vasocottura, infatti è una cosa molto carina che si può utilizzare appunto nel varoma oppure addirittura in lavastoviglie. Lo sapevate che si può cucinare con la lavastoviglie? La lavastoviglie mantiene una temperatura da 50 a 70 gradi costante per X tempo. Noi possiamo fare una preparazione nel bimby e sfruttare la lavastoviglie, che chiaramente i vasetti sono chiusi, per cuocere in vasocottura. Quindi di idee ce ne sono veramente, veramente tante. Quel dolce me lo ricordo ancora, Sara, è stato un successone, quel dolce che avevi fatto. Allora, Carmen, okay. A che punto siamo lì? Io sono arrivata al punto, non so se vedete lo stampo con dentro l'impasto. Ok. Eccolo. Ora mi dice di pulire il boccale. Ed è a questo punto che entra in gioco il nostro bimby friend, perché anziché pulire il boccale, ne abbiamo un altro. Quindi magicamente facciamo questa operazione. Il nostro bimby friend è acceso in questo momento. Ci dice di aggiungere 1000 grammi di acqua. Lo passiamo di qua ovviamente per pesare, ma abbiamo anche ovviamente la bilancia del bimby friend. Allora, una brocca piccola, scusate, arriverò a 1000 molto presto. Tra un po'. Lorena diceva, intendevo i classici, allora, per cuocere al vapore si possono usare anche, sì, te lo confermo, gli stampi in metallo, va benissimo, ok? Quindi va benissimo anche quello che hai già, chiaro che va bene. Intanto che Carmen prende l'acqua, vi faccio vedere fatto. Questa cosa, guardate qui, lo vedete? Queste sono le cocottine, marchiate Forwerk, vedete che stanno perfettamente all'interno del nostro contenitore del varoma e le potete avere sul sito chiedendo alla vostra incaricata. Adesso non so se ci sono come catalogo punti, ma sono proprio, proprio carine, perché hanno la forma del varoma. Scusa Carmen, visto che ne hai parlato mi è venuta voglia di farle vedere. Assolutamente, io le ho ordinate e mi devono arrivare, quindi non avrei potuto io, l'hai fatto tu per me. Però io ho cucinato in vasetti di vetro. Certo. Sì, ho fatto sia delle cheesecake, ho fatto anche dei secondi, le parmigianine, le mie parmigiane di melanzane, e viene tutto buonissimo, viene cotto veramente con gusto, cioè non è il vapore che dà quel sapore di... quasi in sapore, diciamo, è proprio certo. Con gusto, rimane una cottura perfetta, anche perché è lenta e costante alla stessa temperatura. Certo. Quindi andiamo a vedere che cosa ci dice. Ora abbiamo un'ora, come dicevamo prima, di cottura, giustamente la nostra torta deve cuocere, alla temperatura varoma, perché temperatura varoma? Perché
Per varoma lui intende sia il peso del varoma, lo sente, lo riconosce, sia la temperatura che è a 120 gradi. Quindi un'ora andiamo a impostarlo sul nostro bimbi friend. La temperatura. Quindi, come stai facendo il bimbi friend funziona come il bimbi, è possibile impostare il tempo, esatto, appunto la temperatura, che può essere anche quella varoma appunto, e la velocità, anche se la velocità, Carmen, che velocità ha il nostro bimbi friend? 1 e 2. Allora, ok, un secondo. 1 e 2, ma antiorario. Antiorario, è quello che certo. Sì, è sì, quello sì, che raccontavo a una mia nuova cliente, Sabrina, ieri. Chiaramente bimbi friend, vedete come è fatto, non ha la chiusura con i braccetti e quindi si può, esatto, aprire. È una vera e propria pentola. E per sicurezza, ovviamente, gira in senso antiorario, quindi antiorario, contro, sì, esatto, quindi non taglia ma mescola. Ed è ideale appunto per liberare il bimbi, ma anche per cucinare grandi quantità di cibo, perché possiamo anche qui raddoppiare le dosi. È una cosa bellissima, secondo me, che è silenziosissimo, vero? Sì, perché adesso lui ha sentito che gli ho posizionato il varoma, ora partirà alla velocità 1, perché è quello che mi indica la ricetta, e sta andando, quindi non si sente assolutamente, è davvero silenziosissimo. Quindi intanto che lui va, noi possiamo portarci avanti con tantissime altre cose, preparare altro con il nostro bimbi e farli lavorare entrambi. Quindi sia in parallelo, quindi come dicevamo prima, con le ricette già preimpostate che li fanno lavorare insieme, dandosi le coordinate, i messaggi, lanciandosi i messaggini, quindi semplicemente dicendo dal display di uno posizionare il boccale sul bimbi friend o altro, insomma, così poi lo scoprirete ovviamente quando raggiungerete i 1200 punti e avrete il nostro bellissimo bimbi friend. Ok. Allora, vogliamo parlare, avete qualcosa da chiedere? Qualche domanda? Quindi Luisa, hai qualcosa da raccontarci tu invece? Sì, innanzitutto, allora io saluto, lei è il nostro capitano, l'abbiamo sempre chiamata capitano, ci manca. Eccoti, aspetta che non hai l'audio, che sto facendo pasticci io, prova a riattivarlo tu. Ok. Vede? Che bello vederti, Luisa. Ciao, okay. È un piacere. E lei è diciamo, colei che in presenza, quando ancora facevamo i corsi di cucina in presenza, preparava tutte le cosine senza glutine. E il suo top cos'era? Dillo tu, il... Non ho capito, scusa. Cos'è che ci preparavi sempre? Il salame? Il cioccolato. Il salame di cioccolato. Modificato con un quantitativo di rum un po' più consistente, perché le colleghe del bimbi, insomma, meritano. Quindi era questo uno delle cose che ci facevamo noi in gruppo per a fine serata, per caricarci. No, è una bella idea questo del corso per cucinare col bimbi senza glutine. Anch'io, come Silvia, arrivo da cliente bimbi, il mio primo bimbi è stato un TM31 che ho acquistato proprio perché avevo problematiche ad impastare. Io, a differenza di Silvia, essendo celiaca, ho l'esenzione, quindi sento un po' meno il discorso del costo, ma era un disastro l'idea di impastare, era come impastare il polistirolo. Stesso rumore, cioè proprio sfrigolava fra le mani e venivano delle robe terrificanti, tanto che per un tot di anni non ho mangiato pasta fresca, non ho mangiato torte salate, cioè evitavo. E invece col bimbi è quello che mi ha aiutato, il mio acquisto di bimbi è stato proprio per impastare, per crearmi delle cose. Adesso lo uso praticamente tutti i giorni ed è stata anche una bella esperienza con voi per imparare un po' di cose, però è sicuramente un valido alleato. Nel caso nostro, come celiaci, è tutta un'altra cosa, nel senso che puoi tenere sotto controllo anche quelle che sono le temperature, quelle che sono tutte cose che ai clienti abituali che non hanno la problematica della celiachia, e quindi cucinare con degli alimenti un po' particolari, e vi ricordo che la farina non è tutta sta roba, quindi perché arrivano questi impasti veramente collosi che uno dice oddio cosa ho combinato, e invece poi io cucino pasta fresca, mi faccio le lasagne e le tiro col mattarello, perché in quel caso poi arrivano dei trucchetti, nel senso che ci metti un filo in più di farina quando stendi, la temperatura è una cosa che
che fa tanto la differenza. Queste funzioni del TMSE, quindi fermentazione, è una cosa, cioè, top di gamma, nel senso che sembra una cosa scontata, invece mantenere la temperatura. Sentivo prima il discorso del lievito secco nella confezione share. Quello effettivamente non funziona se non lo tiene a temperature alte, 30-40 gradi, perché se no non la sveglia, come diceva l'altra ragazza. Quindi trucchetti che si imparano strada facendo. Io ormai sono 28 anni che sono celiaca, quindi le ho viste le robe dei dinosauri, cosa si poteva comprare prima e cosa si può cucinare adesso. Fatele spesso queste cose, perché può essere davvero uno stimolo in più. A parte i bimbi, si sanno le cose, lo si vede, è la cliente alla fine che te lo chiede, però sì, un discorso di costo, cioè risparmio, e questo è vero, ma per chi ha problematiche come noi, ma non solo celiachia, questo è un discorso per la celiachia va bene, ma anche chi non può mangiare determinati alimenti, con questi tipi di cottura è veramente un aiuto valido. Io cucino di tutto, gnocchi, la pasta fresca, le torte salate, anche cose che io posso comprare in esenzione, quindi non pesano sul mio bilancio familiare, non acquisto più la torta salata, quella tipo la Barilla, che la Buitoni che stendi per farti la pizza. Sono tutte cose che ti fai in casa, sono più genuine, effettivamente poi il bilancio cuba un po' tutto, insomma. Niente, certo. Che dire, chi non ce l'ha il bimbi se lo deve comprare per forza. Decisamente, Luisa, sei sempre una grande e sì. Niente, la tua esperienza è veramente, veramente d'esempio, perché tu fai veramente di tutto, ma non sembra assolutamente che in casa tua manchi il glutine, perché si mangia bene. Io sono stata diverse volte. Mi ricordo una paella a casa tua e non vedo l'ora di rifarla. Comunque, avete altre domande da fare? Lidia, che so che tu devi... ciao, innanzitutto. So che tu appunto hai adesso una dieta senza glutine, quindi stai provando, hai provato qualche ricettina, stai facendo qualcosa? Allora sì, io purtroppo sono entrata da poco nel club dei celiaci, non è ancora certificato al 100%, in effetti si vede che sono in condizioni pietose, scusatemi un attimo, mamma ti chiamo fra 2 secondi. Allora io purtroppo ho avuto delle bruttissime esperienze con le preparazioni di cibo, perché a me venivano cose, a parte schifose, che mi è venuta la tristezza solo a vederle, perché no, le cose che ho fatto col bimbi sono andate bene, ma alcune preparazioni sono uscite terribili, nel senso che mi venivano veramente di polistirolo, col gusto una schifezza assurda, non riuscivo a stenderle, restavano dure, si impacciacavano tutte, insomma una schifezza assurda. Quindi adesso ho fatto appunto questo corso nella speranza di trovare qualche cosa in più. C'è da dire che tempo ne ho pochissimo, ho 2 bestioline piccole che sarebbero i miei figli, che non mangiano niente di quello che mangio io, quindi corri di qua, corri di là. Sinceramente ancora non ho provato veramente a cucinare, perché poi mi sono anche un po' depressa, perché quello che mangiavo mi faceva schifo e quindi ho un po' abbandonato la cosa. Però proprio per questo ho fatto questo corso, perché vedendo che esistono persone come me e comunque sopravvivono, non mangiano solo schifezze di cartone come sto facendo io ultimamente, proprio mi è venuta una tristezza che vi giuro, una cosa brutta, voglio appunto riprovarci. Io purtroppo sono ancora al bimbi vecchio, quello nuovo ancora non mi sono attrezzata per prenderlo. Quello ne possiamo parlare, lo sai che io sono sempre lì che ti inzigo in tanti modi diversi, perché ci sono tanti modi diversi per averlo, ma non è questa la sede per raccontarlo, in privato. Con calma, okay? Però sì, ho intenzione appunto di provare a fare tutto, anche perché anch'io ho voglia di pizza, ho voglia di focaccia, di torte salate, perché quella della Buitoni che compri, se non la condisci veramente, 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 veramente tanto, è una cosa davvero, una tristezza infinita. Lo so che vista così sembro una cicciona obesa che mangia all'infinito, ma vi posso giurare che io non mangio cose iper condite, iper paciugose, perché non è da me, ma vi posso garantire che certe cose per i celiaci che compri fanno proprio schifo, ma davvero, le sto provando tutte quelle comprate. Ma anche le farine, ho provato a farmi la pizza io con la farina di riso,
probabilmente sono io impedita, dovrò imparare, mi sono uscite delle cose che veramente è una tristezza infinita, quindi ho detto ma anche no, cioè oh, vi giuro, mi sono talmente demoralizzata che ho mollato il colpo. Ma allora diciamo che spero che oggi qualche indicazione per farvi provare cose un po' diverse, spero più buone, ce l'hai. Esatto. E poi soprattutto hai capito di non essere sola, perché no, insomma... No, ma in effetti ho anche capito qualche trucchetto, infatti mi sono presa carta e penna, io ho segnato... Ho visto che scrivevi, complimenti, quindi per l'attenzione. Enrica, posso dire una cosa, Lidia? Certo, certo, sì, Lidia, certo. Allora, vabbè, io molte volte prendo le ricette della Cookie Dough, quelle normali, quindi diciamo non senza glutine, e sostituisco semplicemente la farina. Adesso, vabbè, io è, penso ormai 13 anni che mangio senza glutine, quindi diciamo ho mangiato dal polistirolo al marmo fino a qualcosa di un po' più decente e con anche un sapore un po' migliore. Per la pizza io mi sto trovando molto bene invece con la, la ricetta, proprio quella che c'è nella Cookie Dough, con scritto tipo pizza margherita come in pizzeria. Aspetta che facciamo così, Silvia. Prova a vedere se la trovi, se no entro io nel mio. Ci mettiamo un attimo, no, ci mettiamo un attimo, aspetta. No, e no, vai. Quella lì piace anche a mio marito, che lui è l'unico che potrebbe mangiare diciamo normalmente, ma dato che tutte le volte mi contaminava tutto, io passavo delle gran giornate a morire da sola in silenzio in bagno, mangia anche lui senza glutine. Anche io vuole che tornate così, quindi capisco. Sono quelle belle giornate alternative, insomma. Sì. Allora, attualmente vedete il mio schermo, quindi credo che la pizza sia questa. Io ne ho sentito parlare anch'io molto bene, non ho avuto, cioè non l'ho ancora provata. L'avevo provata a un corso di cucina invece in ufficio, in Forwerk, lì era venuta benissimo ed effettivamente le mie clienti ne hanno parlato molto bene. Quindi che cosa serve? Olio, acqua, lievito di birra fresca in questo caso, zucchero, farina di riso, veramente consentita da prontuario, ma quella che facciamo noi è consentita perché è fatta solo col riso, farina senza glutine per pizza o pasta, quindi quella che in questo caso acquistiamo, sale, e poi chiaramente possiamo seguire la ricetta. Posso fare una domanda sulle farine che si acquistano? Sì. Io ho letto gli ingredienti e fondamentalmente è sempre farina di riso con aggiunta di patata, fondamentalmente. Queste farine, a parte il costo, ma sono sempre le stesse, fondamentalmente. Non c'è un modo alternativo per mangiare quelle farine comprate e farle noi? Certo, certo, ci sono i mix di farine. Aspetta che andiamo proprio a prendere la Cookie Dough. Se vedete, certo, certo. Allora, andiamo, esplora. Come vedete, se noi sono scriviamo... molto innamorate, quindi io chiedo. No. Anzi. Intanto c'è un'altra domanda di Lorena che chiedeva sì, per cucinare le ricette perché in parte in realtà ha già risposto Silvia, per cucinare le ricette per tutti, anche per celiaci, avete suggerimenti per sostituzione delle farine per dolci e per salate, una piuttosto che l'altra, oltre alla percentuale indicata prima da Silvia per la fecola e l'amido di mais. Io ripeto, non sono celiaca adesso Silvia diceva che lei usa molto spesso ricette che sono con farine anche con glutine e sostituisce le sue farine, ok? Io molto spesso, e quindi lì però non so esattamente se bisogna sostituire la stessa quantità oppure bisogna fare delle modifiche. Io posso dire che molto spesso non uso la farina 00 e uso farine o di cereali o di farro o di avena, uso moltissime altre farine. È chiaro che se stai facendo un impasto, magari per la pizza, devi evitare molto, la nostra abitudine ad esempio è fare l'impasto il giorno prima e lasciarlo più che lievitare, fermentare un giorno intero, e a noi risulta sempre cioè molto leggera, non è indigesta come magari diceva prima Silvia per alcuni lieviti, ovviamente non lievita come la farina che ha gran forza, però si possono sostituire, ecco.
Certo, aspetta che disattiviamo. Ecco, possiamo chiedere alla nostra Silvia, volendo, di farci uno schemino, diciamo magari delle quantità, in modo che resti scritto e poi lo giriamo ognuno alle clienti. Questo volentieri. Si potrebbe fare, questo potrebbe essere un valore aggiunto anche nel corso. Allora, io questa è stata la prima cosa che ho trovato, quindi Lidia, semplicemente vedi, miscela per farina senza glutine. Qui abbiamo gli ingredienti, quindi grano saraceno, amido di mais, riso per sushi, vabbè, è il riso, fondamentalmente è riso, semi di lino, fecola di patate, lievito di birra disidratato, semi di zucca, sale e cucchiaini di, vabbè, e zucchero, perché chiaramente in questo caso è già lievitante. Detto questo, abbiamo anche un'altra domanda che io volevo fare alla nostra Silvia, proprio perché ci sono i semi, cioè che cosa, qual è il vantaggio di aggiungere nella farina qualche farina di semi, per esempio di semi di lino? Allora, io ad esempio, che non ve l'ho detto prima, nella focaccia che vi ho mandato il video ho fatto un esperimento, ho provato a prendere i semi di lino, mi sono fatta la farina, che tra parentesi i semi di lino hanno delle proprietà fantastiche. Cosa succede? Mettendola dentro, io anche lì ho fatto un 20% sulla farina, quindi ho messo 20 grammi di farina di semi di lino, quindi pochissimo. Cosa succede? Ti rilasciano i semi di lino come a contatto con il liquido, come se fosse un gel, una gelatina, mettiamola come semi così. Di chia, Silvia? Come i semi di chia, come lo stesso principio lo fa anche la farina di psillo. Che spesso, se andate a vedere negli ingredienti dei mix, c'è già. Certo. Anche in quale comprate al supermercato. Questo aiuta a dare è come se fosse un legante, viene sostituito ad esempio anche dai vegani al posto dell'uovo e aiuta a tenere meglio l'impasto. Lo psyllo addirittura aiuta a donare un minimo di elasticità all'impasto, quindi resta anche molto più maneggevole. Nel caso ad esempio del seme di lino, addirittura per chi, al di là di tutte le vitamine e proteine che ha dentro, perché comunque è ricchissimo il seme di lino, sì, addirittura sì. È molto utile per chi ha problemi, ad esempio, di stitichezza. Quindi invece certo. Che prendere una marea di medicine porcate e quant'altro, uno se lo può mettere all'interno del pane o sostituire proprio quel gel rilasciato dai semi mettendoli in acqua e mangiarli ad esempio anche all'interno dello yogurt e fanno benissimo. Sì. Le fibre all'interno delle nostre farine aiutano a dare morbidezza e a cambiare anche un po' il gusto e non sembra, ma veramente alla fine il prodotto resta molto molto più gradevole. Ma anche perché le fibre raccolgono un po' acqua, quindi riescono appunto a dare quella morbidezza che a volte manca. Ecco, i semi di lino, come diceva Silvia, ottimi a livello anche nutritivo, vanno però tritati, tal quali passano così nell'apparato digerente senza essere in nessun modo assorbiti. Quindi per riuscire ad avere le proprietà dei semi di lino bisogna usare il bimby, quindi quei 10 secondi proprio per tritarli. Potete fare la farina o tritarli più grossolanamente per metterli per esempio nei mix per fare diciamo i pane al semi. Mi ricordo un giorno che io con Francesca, la nostra prima dimostrazione da una signora che non ricordo, Cristina forse si chiamava, Cristina. Che parlava proprio di questo psillo in realtà, volendo, si può proprio acquistare e fare la farina di psillo a casa per poi mescolarla con gli altri cereali poi consentiti appunto in questo tipo di alimentazione. Quindi se volete. Esatto, perché anche lei celiaca da un sacco di tempo e dice che quello le permette, soprattutto nel pane, di, come diceva prima Silvia, di dargli la forma che vuole e quindi poi di congelarlo e cioè lei riesce a fare proprio queste belle michette che effettivamente anche al gusto hanno un bel po' di croccantezza, sono buone.
Certo, quindi io chiedo a questo punto a Silvia, richiedo appunto questa cosa, se hai proprio, o anche Maria Luisa, assolutamente sì, se avete delle ricette casalinghe, ma semplicemente di quanta mettere, di quanta proporzione mettere su 100 grammi, un chilo, per fare quello che vi è venuto bene, eh? Sarebbe carino magari poi metterlo all'interno del nostro sito. Potremmo fare anche un bel file. Anche delle clienti, se ci sono clienti, certo, che magari hanno delle ricette personali, perché no? Cioè, alla fine è un aiuto anche che ci possiamo dare l'una con l'altra. Penso che appunto Maria Luisa, lei è, cosa che ha detto, 23 anni, che è celiaca? Sì. Penso che l'ha provata peggio di me, allora. Cioè, veramente... Non vado a proporzione, vado a occhio. Certo. Ma lei ha l'occhio, lei ha l'occhio, bisognerebbe star dietro e fare la sala del bimbi per capire cosa sta facendo, perché lei va a occhio, comunque. Poi soprattutto è bello perché il bimbi, d'accordo, però chi comanda sono io, quindi se non ho un ingrediente lo cambio, non c'è problema. Brava, certo, sempre così. Sei capitano, d'altronde sei capitano, claro, sempre stato. 747, ma il discorso è che sì, le ricette senza glutine le uso. Ma normalmente io uso le ricette dei comuni mortali, cioè non celiaci top di gamma come noi, e le converti un attimo, cioè fai un attimo occhio, ma vengono benissimo. Poi al limite dolci anche, certo, un po' più spiziosette. Allora ci diamo questo buono proposito, del fatto di inserire nel nostro sito, che è praticamente online, adesso è pronto. Adesso vi dirò bene poi qual è il l'indirizzo, e poi lo arricchiremo di cose, anche chiaramente consigli dati dalle nostre clienti. Oggi non mi sembra il caso di andare approfonditamente su quelle che sono le offerte del bimbi. Sappiate che l'unica cosa che voglio sottolineare è il fatto che a gennaio i punti farfalla sono doppi, quindi anche solo il fatto di aver invitato qualcuno qui al nostro corso di cucina, o invitare qualcuno a rivedere il corso di cucina, che poi vi diremo come fare, vi porta ben 100 punti farfalla. Quindi 100 punti farfalla, abbiamo fino a fine giugno per accumularli. Come avete visto, abbiamo anche quel fantastico accessorio che si chiama Bimbi Friend, che potrebbe aiutarci molto nella nostra esperienza con il bimbi. E nulla, io detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, saluto tutte, quindi salutate pure, quindi una per una, quindi Franci, Silvia, Sara, Carmen, e a questo punto anche Luisa, come se fosse chiaramente ancora con noi. Se volete dire due parole, io comunque vi ringrazio molto appunto per essere state qua con noi anche di mattina, che è una cosa che non facciamo mai. Sara sta allattando, esatto. Vi saluta. Vi saluto a tutti. Niente, io ringrazio e saluto tutti, ringrazio particolarmente le mie, diciamo, padrone di casa, ovviamente, Zaira, Katia, Elena, così. Porto i saluti di Annalisa, che oggi lavorava e quindi non poteva partecipare a questo corso ad Aline. Niente, grazie, ci vediamo la prossima volta. Grazie mille. A presto e al prossimo incontro. Mi raccomando, mandate la vostra mail a chi vi ha invitato per segnare i punti, perché è un sito, è stato un link senza registrazione, così abbiamo la sicurezza di non farvi perdere niente. Ok? Perfetto. Grazie. Aspetta che Carmen voleva dire una parola. Carmen ha riattiva l'audio. Carmen? Niente, ok. Aspetta. Va bene. Lo riattivi tu? Allora. Ah, ok. Non so come mai. Ok. Ecco. Siamo riusciti. Volevo salutare tutti, ovviamente ringraziare le mie amiche barra clienti, come al solito, per aver partecipato, ma volevo farvi vedere la fine della ricetta. Perché brava Carmen, brava, eccola. Soltanto questo. Perché la glassa l'hai fatta, giusto? No, la volevo fare insieme, ma se stanno per andare tutti, non importa, sì, faccio vedere velocemente. Mi diceva di svuotare il boccale, di aggiungere quello che serve, cioè un uovo, la facciamo, tanto facciamo prima. Sì. Un uovo, lo zucchero.
il burro, e questo ci serve per fare la glassa, ovviamente. Posizionare il misurino, ecco, in 4 minuti a 70 gradi scalderà e risulterà una glassa perfetta, come dicevamo prima, anche da poter mettere in frigo e far diventare un semifreddo la nostra buonissima torta. Bene, bene, bene. Quindi diciamo non è un dolce dietetico, vabbè, però la dieta la faremo un altro giorno. Sì, però il cioccolato è fondente, dai. Ah, ok, va bene, allora siamo tranquilli. Va bene, Carmen, grazie. Poi mi dirai com'è. Mi dirai com'è la torta. Io forse andrò da Sara a portare l'agenda e capiterò lì e l'assaggerò la torta, visto che è lì. Per sbaglio. Per sbaglio. E come dicevo prima, vi ringrazio per la presenza e alla prossima. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie ciao. A tutti. Ciao. 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 Ciao.